Oggi la popolazione ucraina sta soffrendo una guerra che non meritava, che non ha voluto, che subisce drammaticamente. Questo aggrava la situazione in generale, che già era complicata. Oggi noi abbiamo avuto aumenti del gas, aumenti del mais, avremo aumenti sul grano. Subiremo delle speculazioni, questo lo sappiamo, quindi dobbiamo organizzarci a livello di paese, a livello di Europa, per far fronte a queste situazioni e anche per far fronte all'embargo che l'Europa e tutto il mondo metterà alla Russia e quindi frenerà i nostri commerci. Gli agricoltori italiani, l'agroalimentare, sono in una situazione già complicata, questa guerra e questo embargo ce la complicherà ancora, però noi siamo solidali con la popolazione ucraina, riteniamo che le guerre vadano chiuse velocemente, anzi non andrebbero mai fatte, la diplomazia si metta al lavoro e riporti la situazione alla normalità.